Torniamo a parlare di incoronazione, perché è vero che è un'occasione di festa e sparso, ma non ci dimentichiamo che è anche una cerimonia religiosa. La cerimonia religiosa è rimasta nel corso del tempo più o meno la stessa, e sto parlando di quasi 1000 anni, mentre invece la cerimonia generale, quindi parlo dell'intera incoronazione, va anche in base un po' alle epoche e ai monarchi. L'incoronazione del nuovo sovrano avviene dopo alcuni mesi dall'ascesa al trono, dopo un periodo di lutto e dopo i tanti preparativi per questa cerimonia. L'attuale Duca di Norfolk è l'organizzatore dell'intera cerimonia, come è stato anche l'organizzatore del funerale della regina Elisabetta. È dal 1672 che il Duca di Norfolk organizza tutte le cerimonie per quanto riguarda il monarca. Ovviamente non è sempre lo stesso, ma il titolo è ereditario. Durante la cerimonia, il sovrano presta giuramento per l'incoronazione. Dopo il giuramento, il sovrano viene unto, benedetto e consacrato dall'arcivescovo di Canterbury. Dopo aver ricevuto il globo e lo scettro, l'arcivescovo pone sul capo del sovrano la corona di Sant'Edoardo. A proposito della funzione religiosa, qualche tempo fa al Santo Sepolcro di Gerusalemme è stato consacrato l'olio che verrà poi utilizzato per ungere il re. La cerimonia è stata officiata dall'arcivescovo anglicano e dal patriarca di Gerusalemme. L'olio è stato creato utilizzando olive raccolte da 2 olivi nel Monte degli Ulivi, presso il monastero di Maria Maddalena e presso il monastero dell'Ascensione. Il monastero di Maria Maddalena è il luogo di sepoltura della nonna di Carlo III, la madre di Filippo, la principessa Alice di Grecia. L'olio dell'incoronazione ha una formulazione utilizzata per centinaia di anni, compresa per l'incoronazione di Elisabetta II. Le olive in questo caso sono state spremute appena fuori Betlemme e l'olio è stato profumato con oli essenziali. Una miscela segreta di sesamo, ambra grigia, zibetto, fiori d'arancio, rose, gelsomino, cannella, muschio e benzoino. Sembra che l'olio che verrà utilizzato per Carlo III sarà un olio green, cioè privo di sostanze animali. Pare che questa volta non ci sia l'olio proveniente dal piccolo mammifero, lo zibetto, e dall'ambra grigia, che proviene dai capodogli. Il rituale dell'unzione è sempre nascosto alla vista, infatti proprio in quel momento viene messo un baldacchino sopra il re e alla regina. Sempre per quanto riguarda il rito dell'unzione, ci sono 2 oggetti che vengono utilizzati: il cucchiaio dell'incoronazione e l'ampolla. Il cucchiaio dell'incoronazione, in argento dorato, è uno degli oggetti più antichi che si usano proprio durante l'incoronazione. Abbiamo la certezza che venne utilizzato nel 1349, anche se quasi sicuramente è un pezzo che arriva dal 1100. Fu usato per ungere Giacomo I nel 1603 e per tutte le incoronazioni successive. Il pezzo è sopravvissuto alla rivoluzione di Cromwell. L'olio crismale, con cui verranno consacrati re Carlo III e la regina consorte Camilla, è contenuto all'interno di un'ampolla dorata a forma di aquila con ali spiegate. L'ampolla fu fornita per l'incoronazione di Carlo II dal gioielliere di corte Robert Viner, siamo nel 1661. Si ispira a un recipiente più piccolo che ha a che fare con una leggenda. La leggenda vuole che la Vergine Maria apparve a San Tommaso Becket e gli donò un'aquila d'oro e un'ampolla con l'olio per ungere tutti i futuri re d'Inghilterra. Torniamo a parlare delle carrozze, perché Buckingham Palace ha annunciato i dettagli del percorso che effettuerà Carlo III e la regina consorte Camilla e le carrozze che verranno utilizzate. Perché ho usato il plurale? Perché verranno utilizzate 2 carrozze. Di una ne abbiamo già parlato e sarà quella che riporterà Carlo III e la regina consorte da Westminster Abbey a Buckingham Palace. Sto parlando della Gold State Coach. Mentre per l'andata utilizzeranno un'altra carrozza, la Diamond Jubilee State Coach. Il percorso, detto corteo del re, partirà da Buckingham Palace e procederà per il Mall, passando per l'Admiralty Arch, lungo il lato sud di Trafalgar Square, per proseguire per Whitehall e lungo Parliament Street, per giungere all'abbazia. Stesso percorso per il ritorno. 1,3 miglio, quindi circa 2 chilometri, il percorso di Carlo III.
un quarto di quello di Elisabetta II nel 1953, che fu di circa 5 miglia, quindi 8 chilometri. Ma veniamo alla modernissima Diamond Jubilee State Coach, la carrozza costruita in Australia per Elisabetta II, per i suoi 60 anni di trono. Il Giubileo di Diamante fu nel 2012, ma la carrozza venne consegnata solo nel 2014. È dotata di riscaldamento, aria condizionata, finestrini elettrici e un sistema di sospensioni che renderà il viaggio di andata del sovrano più confortevole del ritorno. In una delle scorse puntate avevamo raccontato la Gold State Coach, la carrozza del ritorno, e di come tutti i sovrani si sono sempre lamentati della sua scomodità. Tornando alla carrozza nuova, quindi la Diamond Jubilee State Coach, sopra la sua sommità ha una corona dorata che è intagliata nel legno di quercia ricavato dalla nave HMS Victory, la nave che riportò a casa il corpo di Nelson, vincitore a Trafalgar. Gli interni della carrozza hanno un frammento del vestito di Florence Nightingale, che è considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. E tra le altre cose era nata a Firenze. Oltre al frammento del vestito della celebre infermiera, negli interni ci sono campioni di legni, metalli e altri materiali provenienti da edifici e luoghi che hanno un legame specifico con la Gran Bretagna e la sua storia. La carrozza sarà trainata da 6 cavalli Windsor Grace. Non sappiamo se la scelta della carrozza più comoda è per via dei dolori alla schiena di cui soffre Carlo da anni, e anche Camilla negli ultimi tempi ha avuto qualche problemino, perché Buckingham Palace non ha confermato questa notizia. Per ogni coronazione c'è un'innovazione tecnologica. Infatti, per l'incoronazione di Elisabetta II nel 1953 venne trasmessa televisivamente per la prima volta l'intera cerimonia. Questa volta ci saranno sicuramente varie innovazioni tecnologiche. Per il momento è stata creata un emoji apposta proprio per l'incoronazione. L'animazione colorata rappresenta la corona di Sant'Edoardo, con cui Carlo III verrà incoronato il prossimo 6 maggio. L'emoji è stata presentata su Twitter insieme ad alcuni hashtag da poter utilizzare sui social per parlare dell'incoronazione. Già per il Giubileo di Platino di Elisabetta II furono create delle animazioni, tra cui un corgi, la razza canina preferita da Sua Maestà. Finalmente c'è una risposta alla domanda più gettonata del momento. Harry e Meghan parteciperanno all'incoronazione accettando l'invito di Carlo III? Buckingham Palace ha risposto al quesito in un comunicato ufficiale. Harry sarà presente, mentre Meghan rimarrà in California con i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. A questo punto diverse domande sorgono spontanee. Meghan non ci sarà perché sa di non essere la prima donna? Perché si vergogna del comportamento che ha avuto negli ultimi tempi? O perché invece è offesa dalle scuse non ricevute dalla Casa Reale? Oppure ci sono altre ragioni che arrivano direttamente da Palazzo? Analizzeremo meglio la questione nelle prossime puntate. Questa volta non può mancare un piccolo gossip che è nella bocca di tutti. Infatti è tornata alla ribalta la presunta amante del principe William, Rose Hanbury, perché il figlio sarà paggio di Re Carlo III. Dei paggi ne abbiamo già parlato in una delle scorse puntate, ma oggi approfondiamo un attimo questa presunta liaison. Si tratta solo di male lingue o Rose Hanbury è il terzo incomodo tra William e Kate? Il primo pettegolezzo uscì nel 2019, quando si parlò di un presunto rapporto extraconiugale tra il principe William e la moglie del marchese di Chambly. Le due famiglie hanno case di proprietà in campagna nel Norfolk molto vicine e si frequentano da tantissimi anni. Ma chi è la Camilla del principe William? Arriva dall'alta società ed è la figlia di due designer. La nonna era la figlia del decimo conte di Cavan e fu anche damigella d'onore al matrimonio di Elisabetta nel 1947. Bella ragazza, ha intrapreso una carriera da modella e ha sposato il marchese di Chamley, di 24 anni più grande di lei. I due hanno 3 figli insieme e il marito è stato recentemente nominato Lord in Waiting di Re Carlo III, che è una sorta di Lady in Waiting, quindi dama di compagnia, al maschile. Una coppia all'apparenza perfetta, quella di William e Kate, che però queste recenti nomine, quella del padre a Lord in Waiting e quella del figlio a paggio per l'incoronazione di Re Carlo III, ha alimentato nuovamente delle chiacchiere su questa presunta storia extraconiugale.
Da quando William e Kate si sono trasferiti a Windsor, sicuramente le due famiglie si frequentano meno. Non è possibile fare un paragone tra Rose e Camilla, perché Camilla è stata un amante reale di fatto, mentre Rose è semplicemente una chiacchiera. Ma se qualcuno si aspetta una smentita da palazzo, si sbaglia di grosso, perché i Windsor non hanno mai smentito un gossip. Soltanto Harry e Meghan hanno risposto alla stampa negli anni. La cosa particolare è che Rose e Kate, oltre a conoscersi, hanno in comune una charity, la East Anglia Children Hospice, di cui sono entrambe patrone. Insieme hanno costruito un hospice per bambini malati. Detto questo, non credo che vedremo mai una separazione tra William e Kate come quella avvenuta tra Carlo e Diana, perché i due hanno un forte senso del dovere e della famiglia. Quindi catalogherei tutto come un gossip per una presunta scappatella del principe. E per la moda a corte oggi parliamo di stile maschile, con i cappotti di Carlo III. Pochi giorni fa Re Carlo III ha indossato un cappotto appartenuto al padre, un gesto d'amore verso Filippo di Edimburgo, ma anche verso l'ambiente. Tra le altre cose, Re Carlo III condivideva con il padre la passione per le cause ambientali, in tempi non sospetti, quando nessuno ancora ne parlava. Dal colore chiaro, classico doppio petto, con cintura stretta in vita e bottoni in pelle, un pezzo cult del bellissimo guardaroba appartenuto a Filippo di Edimburgo. Le prime foto di Filippo con il cappotto risalgono addirittura agli anni 50. E già negli anni 2000, l'allora erede al trono, Carlo, aveva indossato il cappotto del padre. Oltre a questo cappotto, Carlo è stato fotografato nel tempo agli impegni ufficiali con dei cappotti che hanno almeno 40 anni. Tirchio per i detrattori, parsimonioso per chi lo ama, sicuramente sta conquistando le nuove generazioni grazie al valore della sostenibilità. Nel 2020, quando era ancora il principe Carlo, parlò con British Vogue della moda sostenibile. Parlando dell'abito da mattina, quindi il morning coat, indossato nel 2018 al matrimonio di Harry e Meghan, alla domanda del giornalista se volesse farne uno nuovo, Re Carlo, che allora era principe, ha risposto: «Preferisco tenere questo finché ci entro, perché lo indosso poche volte all'anno». Per quanto riguarda il riutilizzo e il riciclo di capi di abbigliamento e di scarpe e accessori, Re Carlo III ha risposto che preferisce far riparare piuttosto che buttare via. E ha aggiunto un particolare: quando da bambino in Scozia portava dal calzolaio le scarpe, guardava affascinato il calzolaio togliere le suole vecchie e mettere quelle nuove. Carlo è stato elogiato per il suo stile classico britannico e nel 2018 è stato nominato Uomo dell'Anno da GQ. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto al prossimo appuntamento con Royal Pop.